moi que vous le faites. En ce jour, nous sommes aussi en profonde communion avec nos 4200 sœurs qui continuent de vivre les... In quanto figli nel figlio, chiamati a vivere insieme con il Padre, bisogna che anche in noi avvenga un cambiamento, che maturi un'evoluzione. E di qui l'annuncio evangelico di Gesù. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Non sono parole facili, sulle quali tuttavia l'Evangelista Marco non ha creduto opportuno attardarsi in spiegazioni. Al posto di queste gli ci offre il racconto della chiamata dei primi discepoli, volto per l'appunto ad illustrare che cosa significhi concretamente convertirsi e credere. Ecco quindi l'imperativo che è rivolto a noi, anche a noi oggi, convertitevi, in linea un po' con quello che ho detto prima nell'introduzione, cioè che voi volete anche che questo anniversario sia un momento di rinnovamento. Possiamo chiamarlo allora conversione, che è la parola cristiana, no? Ecco, per dire rinnovamento. Quindi, come cade bene questo Vangelo oggi qui in questa assemblea e nel contesto di queste celebrazioni. Ecco, convertitevi. La conversione evangelica esige anzitutto una mutazione interiore e radicale. È l'immagine del ritorno, del ritorno. Sapete appunto che convertirsi vuol dire fare marcia indietro. Non soltanto correggere un po' la rotta, ma mantenere la rotta che abbiamo. Ma fare proprio un dietro fronte. Chi ha la patente sa che cosa significa fare l'inversione a un nome. Almeno in italiano si dice così, non so se in altre lingue. Vuol dire proprio tornare indietro sui propri passi. E questo che significa convertirsi? Occorre tornare indietro e prendere una direzione completamente nuova. Gli odori vecchi non vanno bene per il vino nuovo, come una veste nuova non s'attagliano i rappezzi. La conversione deve in effetti raggiungere la radice della persona e capovolgere la sua esistenza. Quindi deve raggiungerla in profondità, nel cuore, là dove c'è il centro della sua esistenza, il centro del suo pensiero, il centro della sua volontà, il centro della sua azione. E oltre che interiore e radicale, la conversione evangelica è religiosa. Avete sentito che Gesù dice convertitevi, ma dopo aver annunciato il regno di Dio è vicino. E la conversione è appunto una risposta a questo invito, o a questo annuncio meglio, il regno di Dio è vicino. Non è misurandosi con se stesso che l'uomo scopre la direzione e la misura del cambiamento, ma confrontandosi con le esigenze del regno di Dio. Concretamente è nella via che Gesù ha percorso che l'uomo trova il nuovo criterio sul quale misurarsi. Ma questa via della conversione evangelica è la strada del vero umanesimo, è un ritorno a casa, è una liberazione dalle molte alienazioni e dalle molte schiavitù che disorientano l'uomo e lo impoveriscono. Convertendosi al Vangelo, l'uomo ritrova finalmente se stesso, ritrova fondamentalmente la sua vera identità. San Francesco di Sales, di cui oggi ricorre la memoria liturgica, poco tempo prima di morire, al termine del suo cammino di perfezione, costato molto, perché sebbene fosse un uomo buono e mite, tuttavia doveva vincere se stesso e il suo carattere impulsivo, bene, al termine di questo cammino esclamò: ora davvero mi sento più uomo, cioè più persona completa che mai. Care sorelle, voi comprendete bene questo discorso. La vita religiosa infatti è interamente protesa verso il regno di Dio. Il cammino cristiano procede per una via particolarmente stretta e sempre in salita, è però una via che percorsa nella fede procura tanta gioia, perché conduce alla comunione col Signore Gesù, che si dimostra ogni volta il migliore degli amici. Che il Signore vi conceda, che il Signore ci conceda la gioia di questo.
questa comunione. E questa gioia sia custodita da Maria, modello perfetto della vita religiosa e nostra Madre amatissima. E così sia. Foundation anniversary of our congregation.